litro, il litro ti darò. Troppolitani, troppolitana, troppo. Se si può, sulle spoglie del 2000, ancora accoppiarsi e sperare che sia eterno. Non so, che te ti, non so. Come la preferisce la ripresa? Una alla volta, sì. Dopo, una alla volta, prima il signore e poi lei. Ah. Adesso lei riprenda la sposa, venga avanti, e si può intromettere il signore? No, non lo conosco. Ah, la facciamo dopo allora la nostra? Forse. No, per la ripresa nostra, dopo aspettiamo il signore. Venite avanti. Piacere. Questa è una comunione o una crede? No, è un matrimonio. È un matrimonio regolare? Sì, sì, no. Tra lei? No. La sposa dietro. Ah, no, perché diciamo che era ai limiti della denuncia, insomma, no? Tu sei sua sorella? Sì. Quindi saresti la cognata dello sposo? No, sarebbe la nipote. La nipote dello sposo. Lei come vede queste ragazze che si sposano, arrivano sempre a sposarsi bene, prima, abbastanza bene, abbastanza bene. Questi due suoi ragazzi le hanno dato a che pensare, a che... Mi hanno dato solo felicità. Tutti e due? Tutti e due, contentissimo. Lui è bravissimo. Lei un po' meno? No, è anche lei è bravissima. No, perché è mia figlia, però sono tutti e due bravi. Lui lavoratore, poi... Gran lavoratore o lavoratore medio? No, lavoro medio. Gran lavoratore. Gran lavoratore. Va bene. È bravissimo. Se non era bravo, non gliela davo. Perché lei è così preciso, così schematico? Perché sono preciso, perché voglio avere le cose precise. Lei è sposato? Sì, vedovo. 70.000 matrimoni sterili all'anno e circa 35.000 uomini che non possono avere figli. Questo perché il selenio avrebbe un doppio ruolo nel garantire la salute degli spermatozoi. D'altro canto funziona come collante per il seme maturo. Signore, scusi, stiamo facendo delle interviste anche sull'indulgenza, sulla prontezza del perdono. Sì. Sono un po' stanco perché ho fatto una fila lì in Vaticano, che ne sto uscendo. Sempre i soliti, no? Mamma mia, cosa paurosa proprio. Siamo vicini a una... A errori irreparabili o facciamo ancora in tempo a pentirci? No, cioè li possiamo riparare questi errori che facciamo. Quando pensi di cominciare a riparare? Anche da ora. Vabbè, da ora, adesso dovete affrontare la trasferta, tornate a Napoli. Sì. Quindi magari dopo arrivati. Dopo arrivare, cioè domani sera. Ripari meglio, in viaggio o da casa? A casa. Perché hai più attrezzature? Sì. Non se l'aspettavo. Ma sì, davvero, guarda che sono sardo io. È sardo di dove? Sì, di Sassari. Secondo lei, la Chiesa tollera i sardi? Certo, perché non dovrebbe tollerare? Cioè, tollera tutte le porzioni di territorio che si sono staccate dall'Italia? Tutti! Scusa. Lei è sicura di questo? Scusa, ma ti pare che la Chiesa non tolleri i sardi? Perché i sardi in particolare? Vediamo tanti stranieri qui, soprattutto giapponesi, insomma. Secondo te, in che cosa loro riparano gli errori che fanno? Penso che non li riparano durante il viaggio. Non li riparano? Li riparano no, perché, anche loro da casa? Sì, perché è un viaggio molto stressante, anche per noi che veniamo da Napoli. Figurateci di quelli là che vengono da fuori, da un'altra nazione poi. Vabbè, i giapponesi, è risaputo, riparano molto meglio di noi. Sì, hanno tutta un'altra metodologia. E anche altre attrezzature. Sì, sì. Eccoci di fronte al reparto traumatologia. Questi giovani, ancora non completamente inquadrati, scherzano. Perché quando siete in gruppo diventate così immaturi? Invece singolarmente sembrate delle persone con le quali si può anche parlare. Ah, non lo so. È il gruppo che rovina l'individuo, no. Secondo te? No, semmai il contrario. Tu che ruolo occupi nel tuo gruppo? Di persona che sta là. Ah, così spoetizzata? No, importante come gli altri. E spassionalizzata? Beh. Eccoci con un ragazzo che purtroppo ha deciso proprio oggi di accettarsi con tutti i suoi limiti. Allora, quando è che tu hai capito di essere così? Così come? Così seduto in posizione apparentemente remissiva e sotto a un reparto traumatologico che forse è ampliabile. La stamattina quando ho preso troppa acqua perché non ce la faccio più. Ma tu il tuo corpo lo senti meglio quando stai da solo o quando sei in gruppo? Sento sempre e comunque, sennò mi sento morto. Perché prendi la giornata alla leggera?
E perché alla fine dobbiamo vivere ogni giorno di questa età splendida che abbiamo, cioè pensando che alla fine sia l'ultimo. Non che sia l'ultimo, insomma, che può avere tante cose interessanti che non ti aspetti in qualsiasi momento. Stiamo facendo delle indagini sul perché ancora il gruppo elettrogeno serve ad alimentare, insomma. Il gruppo elettrogeno serve ad alimentare per essere a tampone, o la rete è a tampone o è a tampone il gruppo elettrogeno. E non potrebbe e sta essere... in panchina praticamente, uno di due sta in panchina. Non potrebbe essere inventato un gruppo a tampone più potente in modo da tamponare immediatamente l'eventuale turno? Certo, ci sono. Questo quanto tampona? Questo tampona 150 kV. 150 watt? No, 650 watt è la lampadina della cucina. Due contrabbandieri morti, quattro poliziotti avvinazzati, un barista colpito da una pistola che non era la mia. Siamo forse di fronte a qualche simpatico fenomeno di terrorismo. C'è aria di sommossa oggi. Sì, ma è giustificata a mio parere. Ti piacerebbe che scoppiasse proprio oggi la sommossa davanti ai tuoi freschi occhi, perché tu sei, mi hai detto... Una matricola del... dell'80. Dell'80. Una matricola. Che ricordo... Sì, non mi dispiace mai la rivoluzione, le sommosse, le appoggio sempre, quindi insomma... Pur di assistere a questa intervista, che sa sempre di più di sommossa studentesca, rinunciano... No, scusi, non deve strumentalizzare però, io non no, ho... Io non sto strumentalizzando. Sì, sta strumentalizzando, cioè no, a me... Mi sentite strumentalizzati sì, da me? Sì, stai usando, no. Sì, stai usando dei termini che secondo me stai strumentalizzando, allora non è giusto. Allora, se tu vuoi sapere la verità, di la verità, ma se non vuoi, vuoi dire la menzogna, dillo a quelli... Io sto mentendo. Stai strumentalizzando. Allora, scusa, adesso basta. Quanto è importante, secondo lei, arrabbiarsi da giovani? Molto questi ragazzi importante. Sono molto arrabbiati. È molto importante, sono d'accordo. Lei in che anno ha smesso di arrabbiarsi? Io continuo ad arrabbiarmi. Come i giovani o ha perso un po' di mordente? Di più. Lui, ma tu lavori, no? Sì, sto bene. Ti piace il tuo lavoro? Sì. E che fai? Suono. Suoni? Che suoni? Il piano... il pupo che ho qui, se lo volete riprendere. E che ti manca ancora? Nella vita? Dico. Nella vita. Niente. Non mi manca niente. Sei felice? Sono felice, sereno e... E presuntuoso anche, perché poi sì, uno è un po' presuntuoso. Un po' presuntuoso. No, cioè, perché poi quando uno si definisce felice... No, se mi fa definire vi dico perché sono felice, perché credo in Dio e mi ha dato tanto nella vita. Ah, quello è una forza che ti permette di... La fede. Sì, la fede. Ad esempio io non ce l'ho, ma comunque... E sono pure felice. Come spieghi che in un organismo giovane circoli ancora questa idea di Dio? Penso che sia una cosa umana, ce l'abbiamo tutti. Tu non ce l'hai però. Ce l'ho avuto, ma non ce l'ho. Anch'io ce l'ho avuto e non ce l'ho più. Non ce l'ho. Tu quando è che non ce l'avrai più? Io l'ho acquistato 3 anni fa. Ma non ce l'avevi tu? Non ce l'avevi. E ce l'hai avuto. È quello nostro. È quello nostro. Forse un giorno pure noi, no? Sì. È quello nostro che si è spostato. Ecco. Va bene, allora abbiamo scoperto che Dio circola. Circola, non so se c'è, ma circola. No, c'è. Sì. Tu come gliel'hai dato? Usato, sgualcito, oppure era un dio ancora utilizzabile? No, era un dio... No, non mi piaceva per niente. No? Un po' spiegacciato. Era il dio, quello che ti hanno insegnato a scuola, che ti hanno insegnato a casa, no? Il dio che puni... Diversi di e diversi dei. Ma quello con la barba era? Sì, quello con la barba. Sì, con la barba bianca, no? Sempre seduto, che ti guardava, no? Cosa Dio è in ogni cosa, quindi Dio è colpizzetto in questo periodo. Sì. Sono felice. È andato bene un esame, ora, quindi sto a posto. Può un esame rendere felice una abbastanza, persona? Abbastanza. Hai mai bestemmiato davanti allo specchio? Sì. Quante volte? No, non lo contate. Però ti è capitato? Però capita, sì. Tu? No. Mai, non ti è mai capitato nemmeno una volta di bestemmiare davanti allo specchio? No. Differenze tra voi, per come vi vedete voi e gli altri giovani che vi circondano? No, l'altro giorno pensavo che mi sono un po' stufato del giudicare. Sì, fino a ieri giudicavo un po' superficiale, ieri pensavo basta un po' Basta giudicare gli altri? Sì. Quanto resta di noi la mattina attaccato allo specchio, quando noi ce ne andiamo? Niente. Un pollice. Chiediamo ai ragazzi, anche se il nostro aspetto estetico non è molto confortante, se si bastano, se arrivano a bastarsi o hanno bisogno di... Lei è di Rai 3, ma perché non le insegnano l'italiano prima di mandarla a fare intervista? Di dove ho sbagliato, mi dica. Che vuol dire che si bastino?
Ah, vedi, bastare... è lei che non capisce il concetto. Che vuol dire bastarsi? Perché se uno riesce a bastarsi da solo... Che vuol dire bastarsi? Per lei vuol dire essere sufficiente a se stesso? No, è diverso bastarsi. Che vuol dire bastarsi? Non si lei dice in italiano. Lo cerchi pure sotto l'euro, non c'è. Perché l'ha imposta come un, perché una se discussione lei tra docente? Perché se lei inventa cioè parole non ci capiamo più, no. Ma io invece sono docente sempre. I ragazzi mi capiscono, quindi io sono assente. Che vuol dire bastarsi? Che vuol dire bastarsi? Ecco. Vuol dire essere Che vuol dire bastarsi? Contentarsi di come si è. Vede che loro capiscono più di quello che lei suppone. No, vuol dire solo che non abbiamo un linguaggio comune. Cioè io sono quello che so, non è che la mattina quando mi alzo e mi guardo allo specchio non mi riconosco, oppure dopo non penso di essere quello che sono. Ma chi ha un io sviluppato, un io esasperato, secondo te, non è infastidito dal fatto di assomigliarsi troppo? Non ci ho mai pensato una cosa cioè, del genere. Cioè non ti sei di impaccio da solo? No. Nel perché momento devo... in cui ti assomigli, perché chiaramente essendo tu, assomigli a te. E questo non ti infastidisce? No. Non senti un rivale dentro di te? No. Cioè che è quello che ti porta a fare le cose che hai fatto il giorno prima, a rifarle il giorno dopo e quindi a replicarti? No. Patma, patma, da visto da dietro. Stiamo facendo delle interviste ai giovani, andiamo un po' di fretta però. Pure no. Ah, grazie. Voi che cosa avete fatto per essere ridotti in cattività? No, niente. Ancora dobbiamo fare. Ancora dovete fare danno a questa società. Tu di che cosa ti stai occupando? Di che cosa ti occupi? Odontoiatria. Ti riconosci mai nei denti di un altro? No. Quando una persona ride tu pensi alla gestualità, alla serenità che ti dà il gesto o analizzi la composizione della dentatura? Dipende dal contesto, logicamente se sto parlando con una persona apprezzo il sorriso e non l'estetica. Quanto conta in percentuale secondo te un'imperfezione dentale nella sincerità di un sorriso? Ma l'80%, beh, lei non me l'ha detto questa distinzione prima, io ho fatto una percentuale, ho detto 40%, magari estetica 60% e l'altro 20% magari come gesto fraterno, ecco, io la vedo così. Ma tu la mattina quando ti specchi, ti aspetti di trovare quello che sei o è sempre un po' un rebus? No, no, la mattina sono così. Cioè tu sai quello che trovi quando ti specchi? In linea massima sì. Non è mai una sorpresa? No. Per te? Delle volte sì. Quando ti sciacqui il viso e poi levi le mani dal viso vedi una cosa che forse non vorresti proprio vedere quella, ne vorresti vedere una più bella, più vicino al tuo modello di bellezza. Che è anche diverso dal modello di bellezza delle riviste, però è quello che vorresti essere tu, invece tua mamma ti ha fatto secondo la linea genetica della tua famiglia e quindi è diverso da quello che vorresti essere tu. Tu bestemmi quando stacchi le mani o, come diceva lei, quando stacchi le mani dal viso dopo averlo sciacquato? Bestemmi no, prima o dopo bestemmi. Aver staccato le mani? Perché il massimo sarebbe bestemmiarsi contro con le mani ancora addosso. Così tirerei direttamente in faccia. Ci bestemmi al buio, come il poker. Ti sei sempre piaciuto? No, ma non bestemmio perché non mi piace. Per così poco? Sì. Io non sono strana. In che anno tu hai accettato il tuo carattere? Io non ho accettato il mio carattere, però me lo trovo, quindi che devo fare? Niente riprese, allora ti metti di spalle. Di spalle. Allora, esatto. Tu non vuoi farti riprendere. Preferisci essere ripresa di spalle. Esatto. Questo ti dà più tranquillità, no? Certo. Come ti accetti globalmente o ti accetti nel complesso? Che barba. Ma io veramente non mi stupisco più tanto quello che trovo nel mondo, cioè non come mi trovo io allo specchio la mattina. Tu vuoi stare di spalle o vuoi dare il viso alla telecamera? Non me la vuoi stare. Ho chiesto alla ragazza se si accetta la mattina quando si guarda allo specchio e lei mi ha risposto che quello che non accetta è lo specchio del mondo, giusto? È lo specchio dei tempi. Sì, senz'altro ha detto una cosa giusta, certo, è vero che in ogni caso... Ti senti gratificata da questo complimento? Sì, cioè sentirti pare... dire hai detto una cosa giusta aggiunge... Sì, ho una... cioè in pratica quello che penso io, se c'è una cosa che non accetto del mondo è questa cosa qui, che gli altri da me possono aspettarsi il massimo,
possono aspettarsi tutto, possono pretendere tutto e io invece non posso avere aiuto da nessuno quando ne ho bisogno. Oppure tu pretendi, non posso... Ma è vero questa universale, tu pretendi tutto dalla ragazza? No, io non mi riferisco a lei, non mi riferisco né a lei né a... ma con chi ho a che fare? Ma rifareste questa intervista a parti invertite, cioè tu con il viso e tu di spalle? Forse sì, Hai trovato le ragioni per voltarti? Non è poi così drammatico essere visti? Vabbè, cioè in effetti no. Niente, è successo che stiamo facendo delle interviste ai giovani, però vorremmo anche un confronto con chi giovane è stato, insomma. Voi siete convinti di avere di fronte due ragazze non parlo io. Che hanno ancora... Sossordo, non sente. Loro, secondo voi, hanno fiducia nel... All'apparenza sì, mi pare. Mi pare che hanno un viso... Conosciuto, insomma, sicuro, insomma. Sanno quello che vogliono. Lei non sente, però ride. Era un'altra cosa, insomma. Ma come mai lei riesce a ridere pur non ascoltando, non sentendo? Cioè, lei ride. Cerco di parlare. Stava bene, ci stava fagiolo. Appunto. Però lei non ha sentito, però ha riso. Come spiegate questo, quello che è successo adesso? Il signore non sente, però ride. Ma non lo so, probabilmente forse il contesto che lo ha, però ha riso a tempo, ha riso al ritmo. Noi giovani vorremmo essere più, siamo scontenti, ecco. E questa scontentezza nei confronti del mondo. Avete troppo. Hanno avuto troppo. Hanno... Questo è vero, sì. Questo, attenzione, scusate. Come spieghi che il signore continua a rispondere nei momenti giusti, pur non sentendo? Guardi, non sentire... Evidentemente sente. No, non è che non sente, aspetti un attimo, cioè perché riesce a leggere sulle labbra. Legge sulle labbra? Sì, lui legge sulle labbra. Quando io parlo, lui mi capisce un po' a volo. Non ho che rispondere. No, sono convinta che... Evidentemente, forse è vero, sì. Legge sulle labbra. Abbiamo... Sì, su quello sì. La sicurezza del lavoro quando loro hanno studiato. Ma cecco. Cioè, questo è il lavoro, poi ma continua, quello. Io adesso il signore non ha potuto leggere le labbra del suo amico perché guardava a me, quindi come fa a rispondere sempre? Studiano molto, ma il futuro non trovano, sono pochi quelli che riescono. Vedi come parte immediatamente, guardava di qua, cioè non poteva guardare le labbra del signore, che siamo in presenza di un avvenimento. Non è mica un miracolo, però. Non è un miracolo secondo te? Meno secondo guardava me. Di fronte mentre rispondeva. Vabbè, è normale che uno non avendo la capacità di poter sentire sviluppa altre... Però studiano, a studiare, studiano tanto o quanto lo studiano molto. Abbastanza? A me piace molto la gioventù di adesso. Studiano? Sì, almeno quelli che sono i miei nipoti, sì, studiano tutti. Senz'altro così. Ecco, fanno dello sport, fanno tutto. Osservazioni conclusive su quello che si è verificato oggi. Su questo avvenimento. Si è verificato. Quasi un miracolo. Si è verificato che i giovani non sanno ancora quello che vogliono proprio, in effetti. Ecco giovani costretti a pascolare su tappeti erbosi mai fioriti e sfiorisce la loro ruminanza. Tra panico e panino si consuma il loro destino. Da quanti anni pascolate? 2. Capimandria? Qui? Qui no. No, capimandria no. Verme, solitario, alla campagna, strisciando vai finché non muore il giorno ed erra l'agonia per questa valle. No. I giovani che tu hai visto pascolare, no? Passano il loro tempo, la maggior parte... Sì, ma è le anche una questione anche secondo me anche di ma come mandrie insomma sì, ci dicevano non c'è capo mandria, si riconoscono in una condizione paritaria, sì. Quanto è vero questo? Perché poi alla fine non c'è capo mandria perché non si conoscono magari. No, secondo me io li chiamo subgeneri, cioè sono vari minigruppi, non è che sono venuti lì
buttare lì. Cioè, un giorno c'è una comitiva, anch'io ho una mia comitiva, però dico, che so, esco questa bosera, esco venerdì, però... Ma in gruppo diventano intrattabili, sì, poi, quando certo, sono in gruppo non si riesce più a parlare. Quando, questo è vero, che c'è anche la mancanza anche di comunicazione anche tra di noi, tra giovani. E anche ragioni ebrei. Queste subcellule, ecco, ritorniamo al discorso della subcellula. Beh, io ho detto subcellula per modo di dire, perché è una sorta anche di subgruppo, chiamiamo poi, diciamo poi il suo vero nome, perché ci sono gruppi. Un subgruppo, da quante persone è formato? Da due persone è già un subgruppo. Secondo me sì. Anche due o tre persone. Uno da solo fa gruppo? No, perché uno da solo, secondo me, sta da solo e basta praticamente. Questa è una cosa. Seguo molto spesso i quiz. Ah, i quiz televisivi? Che tra cosa ti interessa? Ho anche fatto domanda per partecipare. Mi interessa innanzitutto vincere i soldi, mi piacerebbe. Niente, mi prende quante molto. Quante ore di quiz? Pratica due quiz al giorno, se ci sto. Se non sto a casa, logico, non è che torno a casa per vedere il quiz, però... Niente, se sto là sicuramente lo vedo, sicuramente. Guarda il quiz, lo dai. Sì, ma poi mi piacciono pure i concorrenti, insomma, voglio vedere come va a finire, se un concorrente dura più di tanto, dura tanto, dura poco. Il quiz a te ti interessa? Ma non è che li guardo, quasi mai li guardo, anzi. Dico che mai mi interessa molto, anzi, quando sto a casa... Tu invece butta spesso un occhio al quiz, almeno due quiz al giorno. Non so, io invece a me piace più vedere documentari, mi piace vedere documentari storici, perché sono dei veri storici. Certo, anche quelli sono molto importanti, però ecco, il quiz nulla è che una, vedere col quiz. Il quiz è una cosa reale, capito? Sì, ma il quiz invece secondo me è anche finzione, il quiz è anche preparazione. Tu no, vai a vedere, perché io certe volte... Il quiz però lascia, finisce con un punto interrogativo, quindi lascia... No, inizia con un punto interrogativo, chi vincerà? Alla fine tu sai che il documentario, bene o male, sai come va a finire, proteggono le specie da proteggere, cioè l'erba è bella, l'albero ci deve stare, ma il quiz, l'emozione di un quiz, chi te la dà? L'emozione quiz, ma se quiz è fatto come è preparato d'arte, come anche nel caso del... Tu non vedi no, quiz io non ci credo a quiz preparati, secondo me no. Cioè io credo ai documentari preparati, sì. Sì. Cioè il documentario è molto preparato. Cioè tu tra un documentario sull'Amazzonia e un bel quiz, tu preferisci? No, io dico che non è che questo documentario sull'Amazzonia, io posso anche vedere anche la televisione indistintamente, a me piace che calcio. No, ma il quiz, cioè la discussione è sul quiz, mi sembra, che sia stata impostata sul quiz. Io dico, sul quiz io non li vedo a priori perché uno, so quello in facoltà, e poi due perché non è che... Io li vedevo qualche anno fa. I super quiz ti piacciono o preferisci? Tutti. I super quiz. Tipo Ruota della Fortuna, dici? No, differenze tra il super quiz e il quiz normale, che ormai è obsoleto, quello, no? Per esempio Ruota della Fortuna, l'ho visto anch'io, e mi piaceva. È molto triste tutto questo, perché oramai, se voi pensate alla diffusione che c'è in Italia di quiz, ma non so se solo in Italia, comunque questo vuol dire che molti italiani demandano la loro fortuna ai quiz, la loro... Certo, perché no? Prego. Puoi scalare un posto? Signora, si può mettere qui per favore? Se lei avanza su questa. E se tu puoi avanzare uno, ti apro te. Prego. Prego, prego. Vogliamo sapere se avete fatto il biglietto. Io il biglietto. Mi può vedere anche gli altri? Prenda uno. Uno. Lo guardi. Metta. Lo metta in mezzo. Era questo? Era questo? Qui? Può scalare uno soltanto. Se si può mettere lì così chiudiamo il quadro. Ma che babbo ce la mette, non si può. Ce la mette un babbo molto bellissimo. Fatto il biglietto. Io ho la tessera. Può farcela. La vuole vedere? Sì.
Grazie. Lei se la sente di ballare un attimo? Non ho mai ballato in vita mia, non mai ballare Non ha mai ballato? Non ci penso proprio. Mai. È malinconico questo suonare su un mezzo... È bellissimo. È bello. Anzi, si dovrebbero mettere in tutti i mezzi. Ridono tutti oggi. Oggi ridono tutti. Non vale niente. Sei contenta? Sei felice? La tessera. La vuoi vedere? Sì, ce la fate vedere. Ma pure la sua, si può vedere anche la sua. Come no? Caspita, aspetta. Me la fa vedere fuori dal coso, però, perché magari potrebbe essere la fotocopia. Non penso. Non cercate il pelo nell'uovo, è la fotocopia. Aveva la fotocopia, sì. Eccola, guardi. Guardi pure la data, guardi quello che vuole. Vada a trovare chi c'ha la tessera che ci fa veramente tutto. C'è qualcuno? Ah, vediamo un po'. Vada a vedere se c'è qualcuno. È tesserato lei? Io sì. Regolare? Ce la può far vedere? Tutte le armi, come no? E vede che ce l'ha? Che lei diceva che il signore non c'aveva la tessera? Sono messa lì qua perché io non ho detto a nessun signore che non ce l'ha la tessera. Ha detto, veda quel signore, quel che signore. Io ho detto, guardi qualcuno che non ce l'ha. Io mica ho detto chi... No, vabbè, non ha fatto nomi perché non conosce il nome del signore, che c'è? La signora si è rigirata. Signora, scusi. Dico, la signora ce l'ha. Lei ce l'ha? Io ho la tessera. Se la può far vedere? No, perché... Eccola, chi è? Faccio vedere tutto. Lo vedete? È chiaro, chi è? Ecco, tanto che diceva lei, ecco che anche la signora sta in regola, scusa. Guardi, ma io ho detto scherzando alla signora, ma mica mi vado a prendere in piccolo. No, ma ce l'hanno genere. Tutti, il viaggiatore serio, ma ce l'ha. C'è. Ce n'è un altro che ci può indicare lei? Cioè voi sapete, però non parla. No, come? Lei lo sa, ce le possiamo. Io ho la mia. Ecco, guardi. Anche la signora, che è la signora qui in avanti, che la può fare. No, la verifichi un attimo. Almeno verificarla, perché così... Ma a me non mi interessa niente, chi ce l'ha, chi non ce l'ha. La verifichi, è la tessera della signora, perché non si deve... Ma non è che non ci fidiamo, c'erano dei... Avete puntato l'indice, noi siamo andati a vedere. Ma sì, ma non a quest'ora, ci vado alla... Ma sì, alla mattina. La mattina stiamo qua, tutti regolari. No, tante volte no, tutto... No, ma... Dove? Mi sono incontrata con una signora. Con la signora? Con una signora, ho detto. Non no, perché signora. Attenzione, una. Io ho detto una signora, un'amica mia, va bene. Per non andare sul preciso, no. Sennò... No, è un'amica mia. Perciò non vado per con il precisissimo. Lei. Non c'aveva, disgraziatamente, no, non è qua, no. Disgraziatamente non c'aveva la tessera firmata perché l'aveva appena comprata. È passato il controllore e io ho fatto la contravenzione. Dove deve andare lei? Dal dottore. Da Giannino. C'ho da Giannino? C'ho una tosse. Ma perché c'ha la tosse di a che livello? Ci tossisce un attimo dentro al microfono così la... Ti fa strozzare. No. Che tosse c'hai? Poi non la sento sta tosse. La sento, sono preso il sciroppo, la preso il sabottiglio. Tosse improvvisata. Scendiamo tutti, andiamo da Giannini con lei. Veniamo da Giannini con lei? E vieni con me! Lallallero, lallallero, adregala! La puntata odierna se ne va! Mercoledì alle 24 tornerà! E 10! Purtroppo! Si poteva pure anticipare! Non è quello che conta!